Abbiamo recuperato, ma ci hanno shippato il nostro calamaro. Andiamo a vedere che cosa è successo e intanto noi inneschiamo un altro calamaro e ricaliamo di nuovo. Un dente ci attacca alla nostra esca strappando via la testa senza purtroppo rimanere ferrato. Solo tre tocche nella nostra canna ci hanno indicato la mangiata e il tutto è durato pochi secondi. Nei prossimi filmati noterete come il calamaro sia molto libero di nuotare in fondo al mare e la nostra velocità di traino influisce tantissimo sul suo nuoto.